Quando si parla di sviluppo sostenibile, ma non solo, anche quando si parla di qualità della vita, spesso si pone il problema di come misurare questi aspetti così complessi. Ciò che deve essere sempre ben presente in chi si occupa di misurare queste dimensioni è che non si possono misurare. Di fatto noi per questo utilizziamo degli indicatori, ovvero dei numeri, dei valori che ci consentono di indicare a che punto è un paese, un'area, una popolazione rispetto a certe tematiche. E questo è veramente fondamentale, cioè capire la differenza fra misura e indicatore. E siccome gli indicatori sono sempre frutto di una definizione, sono sempre sottoposti a interpretazione. Ed è per questo che è molto importante condividere la definizione degli indicatori con quanti più stakeholders ci sono. In un certo senso è un esercizio normativo, e in quanto normativo, più è condiviso, più è accettato.